Non può mancare lo spettacolo nel gran finale del campionato italiano Rally Autostoriche, per la prima volta chiuso dal 37esimo Sanremo Rally Storico. Un rally, quello sanremese, che sulle vetture d'epoca del campionato italiano non può che riportare alla mente gli antichi fasti del mondiale. Oltre 140 km, divisi nelle due tappe che chiudono definitivamente i giochi di classifica sui colli che hanno scritto la storia della disciplina. Il titolo nel primo raggruppamento è già nelle mani di Giuliano Palmieri, non presente all'evento. Mentre è presente il campione del secondo, Angelo Lombardo, navigato da Roberto Consiglio, che si presenta a Sanremo tra i principali pretendenti alla vittoria del rally, ma con il duo focalizzato sull'obiettivo del trofeo nazionale assoluto. Fare una gara tranquilla, arrivare domani sera all'arrivo, tutto qui, non ho nessuna intenzione di forzare la mano perché non ci possiamo permettere nessun tipo di rischio. Fortunatamente mi mancano una manciata di punti per raggiungere questo altro obiettivo che per me è importantissimo e quindi andiamo... Vivremo un rally diverso da quello che abbiamo vissuto in passato, sarà una gara molto, molto attenta, senza forzare la mano. Tutto da decidere invece nel terzo raggruppamento, nel quale si delinea un testa a testa tra Beniamino Lopresti, navigato da Nicolo Gonnella su Porsche 911 SC, e l'equipaggio padre e figlia su Opel Ascona 400, Tiziano e Francesca Nerobutto. Nel quarto raggruppamento la lotta sanremese è a tre. Sergio Parris e Giuseppe Pirisinu puntano al titolo per finalizzare una stagione d'esordio convincente. Ma la concorrenza è agguerrita con Matteo Luise e Melissa Ferro su Fiat Ritmo 130 Abarth ed Ermanno Sordi e Maurizio Barone su Porsche 911 SCRS in corsa per la vittoria del campionato. Cercherò di far convivere due atteggiamenti quasi contrapposti, ossia laddove è necessario un atteggiamento di attacco e laddove invece si richiede un atteggiamento conservativo. Certamente è un rally decisivo che assegnerà il titolo, chiunque vincerà lo avrà meritato. Quindi questo è l'atteggiamento che mi connoterà durante tutta la gara. Beh, io vedo di fare il meglio che posso, do il massimo e poi vedremo stasera cosa succede. Beniamino, che è un amico soprattutto, non un avversario, è avanti e va bene così, cioè, stasera faremo conti, tutto qua. Sanremo qui è una gara molto, molto tecnica, molto bella e noi... No, il nostro obiettivo principale sarà quello di arrivare perché siamo in lotta per il campionato, per cui cercheremo di avere un passo giusto anche per risparmiare un po' la macchina. Sicuramente per il terzo e il quarto raggruppamento lo spettacolo ci sarà, questo è fondamentale, però sai, ce la mettiamo tutti sempre con la testa perché la gara è molto lunga, ci sono anche i mezzi meccanici che vengono sollecitati in modo abbastanza consistente, per cui bisogna essere anche degli strateghi. Sì, siamo contenti di essere qua a Sanremo con Giuseppe, è la prima volta che veniamo qua. Cercheremo di usare la testa, non il piede, e faremo di tutto per rimanere nella prima posizione del campionato. Non può mancare poi l'appuntamento a Sanremo, uno dei principali protagonisti vincitori delle ultime edizioni del rally nella città dei fiori. La Porsche Carrera RS di Lucio Dazzanche e Daniele De Luis è tra le più quotate per la vittoria alla vigilia. Diciamo che Sanremo è una gara comunque speciale per me, quindi ovviamente non possiamo che provare a attaccare subito, stare vicino comunque quantomeno a chi proverà a starci davanti e poi giocarci la gara. La gara è molto lunga, quindi è una gara da prendere col ritmo giusto, ma pensando anche che appunto non è una cosa che si sviluppa in pochi chilometri, ma quindi è da gestire. Quindi fin dall'inizio comunque non addormentarsi, cercare di avere un bel passo subito per poi magari attaccare e magari per una bella gara, insomma vincere sarebbe una bella cosa. Allo start il pilota di Bormio rispetta le attese, segnando lo scratch sulla Colle Doggia, inseguito da Matteo Luise ed Angelo Lombardo. Nel terzo raggruppamento la prima prova va a Tiziano Nerobutto. Il rally riserva poi colpi di scena fin dai primissimi chilometri con l'uscita di Enrico Barzoli e Manuel Fenoli su Porsche 911 SC, tra i più in vista alla corsa sanremese. È un vero peccato perché comunque soprattutto per il team, per la Pentacar,
Purtroppo sono cose che capitano, stavamo venendo su bene, avevamo un bel ritmo, abbiamo fatto l'inversione, insomma poi la macchina probabilmente abbiamo preso il bracciolino, eravamo forse un po' forte, abbiamo scodato troppo e siamo volati fuori, insomma voglio dire, uscite non ci siamo fatti niente, tutto bene, tutto tranquillo, però veramente è un peccato, spiace, perché comunque era una gara che potevamo sicuramente, come dire, essere tra i protagonisti. Ancora da zanche al Pasto Teglia ed ancora colpi di scena nelle primissime battute sugli asfalti sanremesi. Tiziano e Francesca Nerobutto escono di strada con la loro Ascona costretti al ritiro, consegnando di fatto il titolo di campioni del terzo raggruppamento a Beniamino Lopresti e Nicolo Gonnella sulla Porsche di casa Oltrepò. Allora, si mette bene seppur dispiaciuto personalmente, perché il ritiro dell'amico Tiziano Nerobutto ha di fatto cristallizzato la classifica. Ossia, qualunque sia il risultato, compreso anche un mio ritiro, sono campione italiano di raggruppamento. Non era il modo migliore per quel che riguarda me, ma soprattutto Tiziano, per concludere questa meravigliosa stagione. Avrei preferito che Tiziano partecipasse, che ottenesse e conseguisse un risultato di particolare pregio e valore come lui è in grado di produrre, però è andata così, mi dispiace. Sono contento per me. Arriva poi sul Langan la prova più lunga del 37esimo Sanremo Rally Storico, con i suoi 19,15 km lo screcio di Angelo Lombardo che delinea il duello di vertice tra le due Porsche Carrera RS della scuderia RO Racing. Alla fine del primo giro c'è in testa da zanche con 44,7 secondi di vantaggio su Lombardo. In terza piazza l'apripista del quarto raggruppamento Matteo Luise con Melissa Ferro sulla Fiat Ritmo 130 Abarth del team Bassano. Ottima poi la mattinata di Oreste Pasetto e Michela Graziato su Porsche 911 SC. Qualche problema invece per il duo di piloti sardi Farri Spirisinu, che soffre in prova una rottura meccanica e scivola in fondo nella classifica. Sinistra 5 meno, 20. All'albero grosso sinistra 3 tonda, all'albero grosso sinistra 3 tonda. Per destra 4 tieni sinistra. Destra 4, tieni sinistro, 30 a vista, destra 4, su, sinistra 3, tonda sconnessa, 3, tonda sconnessa, eccola, occhio, 10 sconnessi, destra 3 più 10, sinistra 2, sinistra 2, su, destra 3, 10 sinistri, destra 4 dopo, per sinistra 5 meno, 20, al cartello destra 3 meno, al cartello destra 3. Dopo la sosta al parco assistenza si ritorna in prova con il secondo giro. La prova sul Col de Doggia continua a riservare insidie anche al secondo passaggio con il ritiro della Fiat Ritmo di Matteo Luise, eccellente protagonista nella prima parte di giornata. Il miglior tempo di nuovo alla Porsche di Da Zanche, con quella di Lombardo che segue a soli 4 decimi. Da Zanche replica la vittoria anche al Pasto Teglia, seguita questa volta da Sergio Farris, vicinissimo a 2 decimi, che riprende la scalata alla vetta della classifica. Nel secondo passaggio sul Langan, ultima prova di tappa 1, screcio di Lombardo che recupera oltre 30 secondi sul rivale. 3 più 40, sinistra 4 tieni, destra 3, 3, sinistra 5 9, destra piena 60. Piena 60, anticipa destra 4 più 50, 4 più 50, destra 4 tieni molto, sinistra 3 al ponte, tieni molto, 3 al ponte, 20, destra 3 più 60, 3 più 60, al muro sinistra 3 sì, 3 sì, 30, destra 3 più apre 100, 3 più apre, dai che apre, 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 al re sinistra 2 sporco foglie, 2 foglie, 2 foglie, 30, sinistra 4 e destra 5 anticipa 40, destra 4 chiude 3, sinistra 3 più, chiude 3, sinistra 3 più, destra 3 più 30, 3 più 30, sinistra...
Proprio il siciliano mette il turbo nella seconda giornata, arrivando a portare a casa 4 delle 5 prove della seconda tappa. Suoi gli scratch nel doppio passaggio sulla prova speciale Vignai, con Dazan che limita i danni, siglando sempre il secondo miglior tempo. E poi piazza e firma il miglior tempo a Col di Rodi. La lotta è all'ultima speciale. Orlando Dall'Ava, la più lunga di giornata con 18,41 km. Lombardo entra in prova al via con 16,4 secondi da recuperare. Un passaggio impeccabile, ma non basta. Il 37esimo Sanremo Rally storico in corona nuovamente da Zanche, che porta a casa un'altra vittoria assoluta con 8 secondi e 3 di vantaggio. Grandissima gara, devo dire che tra me e Lombardo è stata una sfida fino all'ultimo secondo, devo dire una gara nella gara, perché effettivamente poi dietro i distacchi erano un pochino più dilatati, per cui bello, è stato veramente, comunque vincere così ha sempre un altro tipo di gusto. Poi 8 secondi circa più o meno mi risulta del risultato finale, quindi veramente niente, bravissimi anche i nostri avversari, e bella la gara, bello il rally, grazie a Daniele che è tornato dopo un po' di assenza, è stato veramente un bel weekend, grazie a tutti. È mancata la pioggia che tante volte caratterizza questa gara, però è stata davvero sempre belle prove, anche preparate giuste, il fondo era da Sanremo, quindi non perfetto chiaramente, ma ci sta, Sanremo è fatto anche di queste condizioni, un po' l'asfalto un po' in certe parti rotto, comunque devo dire prove da mondiale, quindi soddisfazione doppia, e sbagliare era un attimo veramente, quindi bellissima gara. Terzi sul podio sono Oreste Pasetto e Michela Graziato su Porsche 911 SC. Soddisfazione enorme, come avevo un conto in sospeso con Rally di Sanremo, dove mi ero ritirato qualche anno fa in quinta posizione, quindi dovevo mettere a posto questo sassolino che avevo nella scarpa. I primi due gradini del podio sono valevoli anche per il round dell'Europeo, nel quale conquista invece la terza piazza la Lancia Rally 037 del duo finlandese Ville Silvasti e Risto Pietilänen. Ieri effettivamente siamo partiti troppo cauti, un po' perché la posta in palio era abbastanza grossa, come ti dicevo nelle passate interviste, dovevamo pensare solamente ad arrivare, qualsiasi fosse stato il risultato. Poi ieri sera, tutto ad un tratto, ho iniziato di nuovo a prendere confidenza con la macchina. Sanremo mi è sempre piaciuta, mi sono esaltato, abbiamo fatto quel gran tempone sull'ultima prova speciale, sulla lunga. Poi stamattina è stato un tira e molla bellissimo tra me e Lucio, che non è la prima volta che ci scontriamo. Nulla. Col senno di poi pensare di aver rischiato qualcosa nelle prove speciali, perché siamo andati davvero forte in alcune prove, però è stato bello farsi prendere dalla mano nei rally, è veramente una cosa, è il motivo per cui noi corriamo. Stare in trance agonistica è la cosa più bella che ci sia, almeno per chi fa questo sport. Devo ringraziare Roberto, perché è stato una persona fondamentale nel mio percorso di crescita di pilota. Quest'anno credo che lo abbiamo dimostrato. Adesso siamo campioni di secondo raggruppamento, abbiamo raggiunto l'obiettivo di diventare anche campioni assoluti e non posso chiedere più nulla. Sono veramente felice. Nel duello per il quarto raggruppamento, l'ultimo rimasto aperto fino alle ultime battute, la vittoria in gara va ad Ermanno Sordi e Maurizio Barone, ma a sorridere sono Sergio Farris e Giuseppe Pirisinu, oramai campioni, suggellando la stagione d'esordio con il tricolore. È un bel risultato, sono felicissimo e faccio i complimenti a Paris, perché è un ragazzo meraviglioso, un bravo pilota, uno che va forte. Noi non abbiamo mollato quest'oggi e lui l'ha riconosciuto e quindi ha dovuto mettere tutte le sue capacità da pilota per poter in qualche modo arrivare in modo che possa vincere il campionato italiano. E una parola la volevo dare all'amico Luise, che mi spiace tantissimo, perché probabilmente
sarebbe stato il vincitore morale, se non effettivo, del campionato, perché lui è veramente uno che va molto molto forte. Pensate che lui ha una ritmo 130 Abarth che la fa andare come un missile terra-terra, quindi per cui io sono contento, però sportivamente dico chapeau a tutti gli altri. Siamo contenti, siamo qua con Giuseppe che... e siamo contenti che per il primo anno abbiamo fatto di tutto e siamo riusciti a vincere questo campionato italiano, grazie ai ragazzi del team Guagliardo che ci hanno dato dentro fino alla fine, grazie alla Road Racing che è come una famiglia per noi, e grazie a voi che siete sempre disponibili per noi piloti. Con le cerimonie al podio arriva a conclusione un'altra stagione di successo, che il gran finale sceglie a teatro, un territorio legato a doppio filo alla storia della disciplina, che conclude tra i festeggiamenti la stagione tricolore 2022. Ma direi di sì, mi pare che sia andato tutto bene, i concorrenti mi sembravano contenti, per cui... Per noi l'importante è accontentare i concorrenti e questo mi pare che l'abbiamo raggiunto, per cui siamo contenti. Oltre ai rally moderni anche i rally storici sono nati a Sanremo, perché il primo rally storico è stato fatto qua. Per cui la storia dei rally nasce qua, in Italia.